Le ricette del Natale, benvenuti, ben ritrovati. Oggi ricetta molto sfiziosa, lo so che ve lo dico spesso, però oggi siamo stellati, eh. Oggi siamo stellati, siamo perché mi ci sento un po' anch'io, essendo qui così, ma perché saremo più di uno a cucinare. Cioè, io oggi non cucino, ma ci sarà uno chef stellato e qualcuno che ci proverà insieme a lui, insomma. Benvenuti quindi alle ricette di Natale, organizzazione Festival del Cibo. Il protagonista di oggi è il formaggio. Il formaggio, come dico sempre, in tutte le sue declinazioni differenti, e il Piemonte ne offre parecchie di declinazioni. Oggi ne utilizzeremo una in particolare, ma con uno sguardo stellato. Perché insisto su questo? Perché c'è un aspetto anche di innovazione, di la tradizione che però va avanti e ricerca, sperimenta. E chi sperimenta se non i cuochi stellati, i chef stellati in modo particolare? E infatti con noi c'è Massimiliano Musso. Buongiorno, benvenuto, buongiorno, benvenuto Massimiliano. Buongiorno, grazie. Una stella Michelin, dicevo, ristorante albergo Ca' Vittoria a Tigliole d'Asti, quindi in provincia di Asti ovviamente, andatelo a trovare appena sarà possibile. E con lui faremo una ricetta, io vi dico il titolo e poi direte ma che cosa vuol dire? Ve la spieghiamo. Risotto con valgrana e limone bruciato e cardamomo nero. Questa è la ricetta. Sì, esatto. Ma non la faremo soltanto con Massimiliano, perché dice, vabbè, lui, grazie, chef stellato, è bravo a farlo per forza. No, perché dall'altra parte dell'etere o dal web, non lo so, definitelo come vi pare, c'è un aspirante chef che si chiama Ugo Galassi. Benvenuto, Ugo. Grazie, ciao Danilo, chef. In collegamento da Alessandria, e lui è uno di quelli che hanno mandato la candidatura per partecipare al Festival del Cibo in modo evidentemente proprio attivo. E Ugo è informatico, fotografo, e poi ci faremo spiegare anche qualche cosa, ma ricercatore, appassionato di ricerca, quindi qualunque cosa va a ricercare, quindi questa è proprio la ricetta che fa per lui, perché indubbiamente c'è arte, creatività, ma anche molta tecnica, ma ci spiegheranno che cosa. Poi gli altri ospiti, abbiamo, visto che parliamo di formaggio, ci facciamo raccontare la tradizione del formaggio in Piemonte, poi ovviamente entreremo più nello specifico con i singoli prodotti, da Franco Biraghi, benvenuto, presidente di Valgrana S.p.A., benvenuto. Buongiorno. Insomma, la tradizione del formaggio, diciamo che abbiamo parecchie cose da dirci. Eh sì. Il formaggio in Piemonte ha realmente una storia vecchia. E quindi la racconteremo, una storia oltretutto familiare, che si interseca con la sua famiglia da parecchio tempo. Sì, pensi che la mia famiglia già nel 700 faceva questo lavoro. Quindi, insomma. E la testimonianza che io ho avuto vera, l'ho avuta da mio nonno, che mi raccontava appunto che in famiglia gli dicevano che aveva avuto un problema grosso la famiglia. Quando è arrivato Napoleone in Italia a liberarci, sì, è passato anche dalla loro cascina che produceva latte e faceva formaggio e li ha liberati di tutte le vacche, i cavalli, i buoi. Si sono sentiti più leggeri dopo. Sì. Questa è la testimonianza più vicina, sì, che io ho diretta. Però questo dimostra appunto la tradizione piemontese, che è proprio così, ma la tradizione prosegue poi anche con Alberto Biraghi, che è amministratore delegato di Valgrana S.p.A. Benvenuto. Buongiorno a tutti. E poi proseguiamo parlando anche di vini. In questo caso la ricetta è sfiziosa e noi vi proponiamo un abbinamento, un aperitivo, un'anticipazione, non lo so, cercheremo di capirlo, molto molto sfizioso, ma anche estremamente di tendenza, perché vi parleremo di vermouth, che sta andando alla stragrande, c'è una grandissima richiesta di vermouth, di qualità ovviamente, e ne parleremo con Loris Massucco, dell'azienda. Grazie. Massucco, benvenuto. Grazie. Che fa parte dell'associazione Wine Experience, che è un gruppo, un'associazione tra tanti produttori che raccontano il Piemonte attraverso le loro bottiglie, quindi impegnati nella promozione e la valorizzazione del vino, ma di conseguenza anche del territorio, un po' come avviene con il formaggio. Ma adesso pensiamo alla ricetta. Ugo, tu sei pronto? Qualche cosa ti abbiamo mandato prima di qualche appunto, però a questo punto non possiamo sfigurare con il nostro chef stellato. Risotto con valgrana, limone bruciato e cardamomo nero. Ma che cosa vuol dire? Allora, in realtà la ricetta nasce da un'idea che ho avuto avendo un bimbo piccolo di 2 anni e mezzo e adora stare in cucina e mangiare, però adora, ho notato che adora le cose semplici e quindi sì, durante il primo periodo di lockdown l'avevo fatto appunto questo risotto mantecato sempre con il piemontino in maniera molto
semplice, non così come la vedremo oggi, con una, la scorzetta del limone. E allora lui è... Allora si è esaltato tantissimo. Quanti allora, anni? 2 anni e mezzo. Cioè, 2 anni e mezzo, mangia stellato, per forza si esalta. Cioè. No, vabbè, sì, fa già le frettatine. Comunque, sì, sì, no, è simpatico. E, come si chiama? Edoardo. Edoardo. E, appunto, da quando ho avuto in mano la, il prodotto abbinato appunto alla giornata, io ho subito pensato di fare un qualcosa che fosse tra virgolette semplice da fare a casa, ma nello stesso tempo che fosse un qualcosa di non tra virgolette non usuale, quindi alla, abbiamo fatto una lavorazione un po' dietro quello che è il classico piemontino, cioè la classica tradizione da risotto, diciamo. È chiaro che qui c'è un'elaborazione. Ugo, Edoardo ha 2 anni e mezzo e riesce a fare le frittatine, cioè voglio dire, non permetterti l'ansia da prestazione, però vedi tu. No, ma non c'è il caso. Ecco, però dicevamo appunto tradizione, sì, e c'è tutta, ma anche innovazione, perché c'è ricerca. Sì, c'è abbiamo studio. Fatto un lavoro sia per quanto riguarda il discorso proprio del piemontino, nel senso che l'abbiamo tra virgolette lavorato leggermente come per portarlo ad avere delle strutture che mi interessava avere, e abbiamo fatto poi un lavoro anche su quello che è la parte aromatica, che in questo caso quindi è il limone, e poi spiegheremo, sì, anche anzi, cosa possiamo forse iniziare, diciamo, okay, almeno dagli ingredienti, sì, e sì, sì. Allora abbiamo appunto l'ingrediente principale, che è quest'acqua di piemontino. In realtà è una... Cosa vuol dire acqua di piemontino? È un'acqua aromatizzata al piemontino, nel senso che prendiamo 1,5 litri di acqua con una parte, 570-580 grammi di piemontino grattugiato. Noi in questo caso qua abbiamo anche utilizzato la parte della crosta. Ecco, e l'abbiamo... interessante questo. Sì, esatto. Quindi una volta che l'abbiamo grattugiato, l'abbiamo inserito all'interno di un sacco sottovuoto e l'abbiamo lasciata a 70 gradi per, ma adesso non dico esagerato, ma 15-16 ore. Ma perché anche la crosta? Perché la crosta, in realtà, io ho un ricordo di quello che, come diceva prima il signore, ognuno di noi vive di ricordi, no? Quindi io ho un ricordo di mia bisnonna che all'interno dei brodi, all'interno delle zuppe, comunque metteva sempre la crosta dei formaggi, di quello che uno, perché danno questo sapore, questa spinta in più al prodotto. Quindi, poi, qui altro che tradizione. Poi sempre mi piace lavorare sul discorso della cucina, tra virgolette, sempre circolare, come dice il nostro collega Igle Scorelli, no? Nel fatto di utilizzare proprio un po' tutto. Quindi anche sia per quanto riguarda il piemontino abbiamo usato tutto, anche per il limone abbiamo praticamente usato tutto, quindi cerchiamo di fare meno sprechi possibili. Ecco, però ecco, cioè, hai detto la preparazione con il sottovuoto, sì, e ci sono altre modalità per qualcuno a, sì, casa che vuole provare? Se uno non ha ad esempio il sottovuoto, che comunque sono delle macchine già, sì, adesso si trovano, sì, in realtà, a livello, sì, anche casalingo, però non tutti ce l'hanno, si può prendere una semplice casseruola, comunque una pentola, con la ricetta che più o meno ho dato io, si mette all'interno l'acqua, tutto partendo da freddo, si porta a 70 gradi, si lascia circa 70 gradi, si intende a una temperatura che sia pochino più del tiepido, sì, quindi non deve bollire, non deve bollire, ma non deve, cioè il dito deve star dentro, ma si deve sopportare, sì, per circa 7-8 ore, sul gas diretto è un pelino da seguire, però cioè, si può fare tranquillamente, dopodiché passate questo tempo, viene preso, viene filtrato, lasciato riposare una notte in frigo, la parte praticamente che affiora, che è questa qua, che sembra la scaglia di... La vediamo benissimo con la telecamera che è sulla testa, perfetto. La useremo comunque sempre... Perché quella all'interno... affiora la parte più grassa. Sì, esattamente. La useremo all'interno del nostro risotto per la fase di mantecatura, sempre con un po' di piemontino anche, certo, grattugiato. Quindi è questa qua. Ugo, ma tu sei riuscito a farla? Sì! Come prova? Ho sfruttato il forno per mantenere la temperatura.
ha fatto bene, ha fatto benissimo. Quindi sì. Vabbè, ha detto una cosa, per ora lo proviamo, ma vediamo. Che è più giù è più corretto, tecnicamente è corretto, perché il forno mantiene sempre la stessa temperatura, quindi fa un po' come una cella di lievitazione, che se uno mette il pane, faccio esempio, a lievitare a 28 gradi, 28 gradi sono, 28 gradi rimangono, quindi sì. 70 gradi sono, 70 gradi rimangono. Sul gas magari può scappare, certo, un po' su, un po' giù, quindi in realtà è un'ottima soluzione, quindi gli diamo voto 10. Aspetta, vediamo il risultato, sennò poi mi si monta la testa. Aspetta, per ora bravissimo, ma io ho detto che ho ricercato Renato. E quindi gli altri ingredienti, allora, invece cosa abbiamo? Questa crema di limone. In realtà abbiamo anche qua, abbiamo fatto un lavoro dietro i limoni, quindi non volevo mettere all'interno soltanto una scorzetta grattugiata, sì. Volevo un qualcosa che desse veramente una spinta, ma una spinta non troppo acida, nello stesso tempo che desse comunque gusto. Quindi abbiamo preso dei limoni, chiaramente non trattati, quindi diciamo della penisola sorrentina, cioè, della costiera amalfitana, li abbiamo bucati con degli spilli, in modo tale che esca un po' la parte di amaro all'interno. Li abbiamo sbollentati in acqua per due volte, partendo da acqua fredda, poi raffreddati, poi rifatto lo stesso procedimento, e quindi avremo il limone che ha perso un po' dell'amaro. Ok, poi abbiamo preso sempre in questo caso noi usiamo il sottovuoto, ma si può fare anche in un pentolino. Per un limone si mette 100 g di acqua, 100 g di zucchero, e si fa cuocere praticamente anche lì, stessa temperatura. Molto lungo. Esattamente. Dopodiché all'interno di quest'acqua mettiamo delle spezie, che abbiamo dell'anice stellato, del pepe rosa, un po' di ginepro. Li facciamo andare tutti insieme, dopodiché li filtriamo, usiamo l'acqua per frullarlo e otteniamo questa pasta. Quindi con questa consistenza. Sì, esattamente. Sembra Ben solida, insomma. Sì, esatto. C'è la parte sia della scorza che la parte della polpa. Certo. Con altri limoni a parte, invece, facciamo una polvere di bruciata di limone. E anche in questo caso qua vengono sbucciati con il pelapatate i nostri limoni, messi nel forno a 60 gradi, lasciati essiccare, dopodiché essiccati un'altra volta per circa 25-30 minuti a 180-190 gradi. Quando sono quasi abbrustoliti, vengono presi, vengono frullati e hanno un gusto molto di limone, ma un gusto particolare, più tostato, più... Ovviamente, sì. La parte balsamica la diamo col cardamomo nero. Ecco. Questo è quello che dà lo stacco, diciamo, dalla convenzionalità, nel senso che il cardamomo nero a me piace molto perché ha sia la balsamicità del cardamomo verde, però una base la sua crosta esterna ha un sentore di affumicato, che secondo me nel complesso del piatto è particolare, no? Perché c'è anche la parte balsamica, verranno solo messe al di sopra come polvere, non già prima. Bene, allora lo assaggiamo. Adesso aspettiamo ancora un attimo, perché intanto così c'è ancora qualche prodotto. No, più o meno le abbiamo presentate. Il riso. Il riso, no, però so che dicevi una cosa. Io uso il vialone nano, ma perché mi piace il chicco, mi piace la consistenza che ha il chicco del vialone nano. Quindi usiamo un vialone nano, ma si può usare tranquillamente un carnaroli, piuttosto che quello che uno vuole. Ugo, tu sei pronto? Le cose ci sono? Le preparate? Ti abbiamo fatto arrivare la ricetta? Se voi avete detto, hai detto tutte queste cose bellissime, molto veloci, mi raccomando, andate sul sito internet del Festival del Cibo, c'è le ricette del Natale e le trovate tutte, compreso questa ricetta che il nostro chef ha scritto minuziosamente, così poi potete andare a cercare. A Ugo gliel'abbiamo mandata prima e infatti ce l'hai, giusto? Sei lì pronto? Allora poi appena mettiamo il riso in pentola ti avvisiamo e vi mettete insieme, non dico vediamo chi è più bravo perché sarebbe un po' difficile, insomma, però vediamo e partiamo, vediamo se riusciamo a essere promossi, questo è già un grande risultato. E intanto Franco Biraghi, l'abbiamo detto, tradizione qui con l'innovazione, perché abbiamo sentito, no, ci sono queste... questa avventura, no, anche gustativa differente, però si parte da un formaggio fatto nel modo veramente tradizionale e ricordando la nonna che usava le croste.
E a proposito di formaggio, si parla di tradizione e anche di innovazione, però veramente richiamando il passato, il nostro chef ci ricordava, ci parla dell'utilizzo delle croste di formaggio che le ricordano la nonna e che d'altra parte diventano un elemento per un piatto stellato. Cosa dice Franco Biraghi? Beh, insomma, questa idea della tradizione che però diventa ristorazione di altissima qualità. E beh, la mia famiglia nasce da una tradizione molto molto vecchia. Io sono la quinta generazione che fa questo mestiere e i miei figli sono già la sesta. La Valgrana nasce 30 anni fa, però con alle spalle tutta questa tradizione familiare. E cominciamo dal piccolo con mia moglie e i miei figli, pian piano siamo cresciuti e oggi siamo una delle aziende leader italiane nel ramo dei formaggi. Ma voglio riallacciarmi a quanto ha detto lo chef del limone, che vuole togliergli l'amaro. E con il piemontino Valgrana non c'è bisogno, perché lei, non so se l'ha notato, tanti formaggi simili al nostro hanno l'amaro. Sì. Il nostro no. E non le spiego il perché. No, si fa così. Scusi, adesso ce lo deve dire. Beh, il perché arriva dalla materia prima, latte qui piemontese, che è particolarmente dolce, e poi dalla selezione accurata che la nostra azienda fa da sempre, da quando ha cominciato. E oggi devo dire che, non per vantarmi, ma abbiamo la materia prima che è sicuramente tra le migliori che ci sono in Italia, e questo le dà quel dolce che altri invece hanno l'amaro. Ma lei conosce chi le porta il latte? Certo, noi abbiamo 60 fornitori e li conosco uno per uno, ma non solo, io conosco, ho trattato il latte magari adesso con una persona, ma l'ho già trattato col padre e col nonno. In un caso ho conosciuto anche il bisnonno, sì. Perché purtroppo io non sono più tanto giovane. E quindi parliamo della sua tradizione familiare, ma parliamo della tradizione familiare anche di chi alleva appunto e produce il latte. Ah certo, perché il latte non è una cosa così semplice da fare. Cioè, farlo male lo fanno tutti. Ma farlo bene ci vuole una professionalità che nessuno se lo immagina. Cioè, quali sono le caratteristiche, visto che si parla spesso, no, di allevamento, però sembra una cosa facile, no? Dice, vabbè, le mucche fanno vacche, ma si dice le mucche fanno il latte. E certo, però queste devono essere alimentate in maniera corretta, devono avere un'alimentazione molto equilibrata, non devono avere malattie. Già solo se uno sbaglia un po' l'alimentazione vengono fuori delle mastiti. Ecco, sì, certo. E quello che è l'importante è proprio la tradizione nelle famiglie che fanno l'allevamento, perché non lo impari in due minuti. Indubbiamente. E soprattutto anche uno standard di sicurezza, pulizia, eccetera, che dipende dalla professionalità. Sì, come dicevo prima... Sì. E noi curiamo talmente tanto i nostri fornitori che la legge ammette una carica batterica di 100.000 germi e noi alla Valgrana abbiamo qualcosa come 10.000 di media, quindi infinitamente sotto, 10 volte meno di quello che è il limite massimo di legge. Siamo pronti per la ricetta? Iniziamo. Ugo, sei pronto? Inizio solo a mettere l'acqua all'interno della pentola. Allora, guarda, te lo facciamo vedere anche dall'alto. L'acqua di... il pentolino, e la useremo praticamente, la porteremo a temperatura appunto per iniziare la cottura del nostro riso. L'acqua è stata messa, l'hai fatto l'acqua di Valgrana, ecco, insomma, è stato messo sul fornello. Tu come va? Assolutamente. Beh, guarda, Enrico, bello, bello, così, battagliero. Nel frattempo anche inizio ad accendere l'altro pentolino. Noi qua abbiamo l'induzione, quindi penso che rispetto a casa siamo un po' più facilitati, perché l'induzione scalda sì, più velocemente. Ugo, tu hai fornello classico? Sì, bene. Assolutamente classico, ma sono pronto. Ok, hai messo su anche l'altro pentolino? Tutto pronto. Beh, è bravissimo, cioè. Sì, è perfetto. Va bene. E il riso, però aspettiamo ancora un attimo. Sì, aspettiamo di scaldare la temperatura, sì.
Bene, ma intanto noi proseguiamo. Beh, volevo chiedere una cosa prima a te. Tu vai in giro per il mondo, però anche. Sì, diciamo che ho questa fortuna di girare abbastanza, nel senso che abbiamo ho una consulenza importante a Taiwan, dove abbiamo appunto aperto dal mese di ottobre un ristorante grazie alla famiglia Chang del gruppo LDC Hotel e a Taipei all'interno del Palais des Chines, che è l'albergo di proprietà della famiglia Chang in Taipei, e loro sono anche proprietari qua di altri hotel. Quindi comunque in questo posto sì, lontanissimo, che uno sì, neanche si immagina, e che cosa cucinate? Ma la proprietà mi ha chiesto di portare la storia della nostra famiglia, quindi io ho formato appunto una brigata che in questo momento è là e stanno portando avanti praticamente quello che è un po' il concetto di prendere delle ricette della nostra tradizione piemontese, contaminarle con un qualcosa che sia di dargli un tocco più internazionale, però diciamo rimanendo sempre con la nostra tradizione ben salda. Quindi ci fai un esempio di qualcosa di piemontese che si mangia a Taipei? Ma dunque abbiamo tantissimi, in realtà usiamo tanti prodotti locali, perché in realtà tutti sono convinti che Taiwan vengano associati a Cina, in realtà sono completamente due mondi diversi, e come materie prime hanno dei prodotti di altissima qualità. Abbiamo ad esempio un menù dove abbiamo l'agnolotto della tradizione, tre arrosti classico piuttosto che la battuta. Chiaramente detto così sembrano piatti semplici, in realtà c'è tutto un lavoro dietro, anche immagino, per quello che è un po' la presentazione, queste cose qua. Però è bellissimo pensare che uno arriva a Taiwan, si siede e mangia. Sì, ma di fatto abbiamo tre arrosti. È uno dei diciamo dei locali attualmente a Taipei che lavorano di più in assoluto, perché facciamo 50-60 coperti al giorno, quindi la capienza massima è 28-30 coperti, e siamo sempre in overbooking. Sì, perché naturalmente essendo ristorante di un certo livello non è che è da masse. Intanto hai messo il riso. Inizio, Ugo, il riso, ma ci sta guardando, lo fa prima di noi. Cioè. Sì. L'unica cosa che faccio leggermente, salo leggermente già il chicco all'inizio, in modo tale da dargli già la sapidità che gli entra all'interno del chicco, no? Non solo alla fine. Quindi questo è molto importante anche in fase di tostatura, no? Esattamente. Quindi tostatura classica. Ugo, anche tu fai così di solito? Sì, l'ho imparato. Ma ci metti anche il sale nella tostatura di solito tu? L'ho imparato nel studiato per l'arcetta. Ah, quindi è grazie a Massimiliano. Bene, già allora ci siamo portati avanti. Tostatura, faccio la tostatura a secco io, perché sì, non vado neanche a sfumare col vino bianco, perché non voglio dargli l'acidità e non voglio rovinare alla fine il gusto anche del mio, perché comunque se noi sfumiamo, in qualunque modo sfumiamo, anche se parte evapora la parte alcolica, ma comunque una parte di acidità rimane sempre nel prodotto finito, quindi cerchiamo di lasciarlo, ecco, punti su un gusto molto più rotondo, quindi non vuoi una esattamente acidità. Esattamente, ok, quindi piano piano la tostatura, ricordiamo appunto stiamo usando l'induzione, quindi a volte sì, è un po' più elaborata, anche soltanto perché insomma, i fornelli vanno più sul classico. Intanto grazie alle telecamere di Vincenzo Sant'Agata si vede anche dall'alto, questa è la classica momento della tostatura. Io lo controllo sempre con le mani, perché alla fine certo, la gestualità anche nella cucina, guarda, è importante, perché anche altri tuoi colleghi chef sempre di altissimo livello, o c'è quello che ci mette la mano sopra il torso della mano, comunque l'idea della manualità resta sempre fondamentale. No, ma più che altro perché mi hanno insegnato a usare le mani, nel senso anche per la cottura delle carni, ad esempio c'è il trucchetto del sangue cotto, ben cotto, cioè sangue medio, ben cotto. Io mica l'ho capito. E in base alla consistenza che uno ha sulla mano, uno capisce se la carne, ad esempio, è pronta o no. Tu la sapevi? Sì. Ma io non dico la sapevo, ok, va bene, allora un po' bellissimo. E intanto adesso vai avanti ancora un po' a tostare, e quindi intanto posso parlare un po' con Alberto, perché abbiamo parlato del piemontino. Ci spieghi che cos'è, Alberto? Sì, il piemontino, innanzitutto la nostra azienda si chiama Valgrana e questo tipo di formaggio si chiama formaggio piemontino. Il formaggio piemontino è prodotto con latte vaccino e
la cosa importante è che 100% latte piemontese, più precisamente da allevamenti, come diceva mio padre, che provengono dalle province di Cuneo e Torino, e quindi latte, sale e caglio, senza aggiungere di conservanti. Non utilizziamo l'isozima, che invece c'è in altri formaggi, ecco, simili. Tutti i giorni abbiamo delle autocisterne che vanno appunto a raccogliere il latte, lo portiamo in caseificio, lo scaldiamo a una temperatura di 36 gradi, va in caldaia, in caldaia si aggiunge il caglio e poi si rompe la cagliata. Una particolarità di questo formaggio che è a pasta cotta, quindi una volta rotta la cagliata si cuoce ancora a una temperatura di circa 54 gradi, successivamente la cagliata va negli stampi e per una notte rimane negli stampi per avere quanto dura questo percorso di cottura, diciamo, così ci vuole tipo un'oretta più o meno, quindi in realtà poi, il latte è appena arrivato, però sì, certo, sì. Ecco, un'altra particolarità che ho dimenticato di dire è che è un formaggio non a latte intero, ma togliamo una parte di grasso, quindi è un formaggio a latte parzialmente scremato. Sì. Dopo una notte che sta negli stampi viene messo in acqua e sale per circa 18 giorni, 16-18 giorni. E poi inizia la stagionatura, infatti, che è una parte molto importante, perché in ambienti con temperatura controllata abbiamo tre tipi di stagionatura: il dolcissimo, che ha circa 10-12 mesi, il classico minimo 16 mesi e l'oro, che ha minimo 24 mesi. Quindi ovviamente lì dipende dai gusti o dall'utilizzo che se ne vuol fare in cucina, no? Certo, il dolcissimo, come dice la parola, è meno stagionato, quindi ha un gusto più dolce, poi si va man mano nelle stagionature con un gusto più deciso, ecco. Ecco, ne abbiamo parlato in un'altra puntata, ma come si fa a fare in modo che ci sia questa fase di invecchiamento, un po' come se fossero i vini di stagionatura, naturalmente si parla per i formaggi, e in condizioni controllate, cioè come, perché è un processo di per sé semplice perché lo fa il formaggio, ma deve essere monitorato con grande attenzione. Sì, è monitorato perché la temperatura è stata inverno sempre uguale, e poi deve essere molto importante la fase di spazzolatura e di rivoltatura. Perché cioè, che cosa vuol dire? È che ogni, a seconda dell'età del formaggio, va da una settimana a 15-20 giorni, è obbligatorio spazzolarle, perché sennò si forma una muffa sulla crosta, e poi soprattutto va girata, perché sennò il piatto si rovinerebbe. Ecco, ce l'hai di fianco, infatti. Ce l'ho qui di fianco. Se noi tenessimo un anno la forma così, il piatto che sta a contatto del legno non si stagionerebbe bene. Quindi ogni 10-15 giorni devono essere girate. Noi in magazzino abbiamo più di 300.000 forme in stagionatura, quindi ci vuole molto spazio. Abbiamo dei robot che appunto fanno questo lavoro di spazzolatura e di rivoltatura. Ma vi muovete in bicicletta all'interno? In realtà sì, con dei mezzi, certo. Sì, no, sì, certo. Hai detto la temperatura deve essere all'interno di questi spazi? È intorno ai 17 gradi. Ecco, questo quindi 16-17 gradi. È la procedura, proprio perché poi sia garantita sia la qualità, ma e poi i sapori, perché le due cose vanno di pari passo. Senti, il nostro chef ha detto che usa le croste. In realtà a me piace molto la crosta personalmente, infatti, nel senso che la crosta è edibile, nel senso che logicamente stando all'esterno, La stagionatura avviene perché perde umidità il prodotto. Sì. Quindi la parte esterna non è altro che formaggio, che è più secca, perché... Sì, questo ogni tanto è il caso di spiegarlo. Però a me personalmente piace moltissimo la crosta. Io per esempio spesso la metto un po' nel microonde e... si ammorbidisca un po'. Si ammorbidisca un po' ed è formaggio super stagionato, se vogliamo, ha perso tantissima umidità. No, questo è molto interessante, perché a volte la crosta viene vista come... A me personalmente, ad esempio, la crosta piace tanto, perché comunque la trovo veramente molto aromatica. Cioè, sì, sprigiona un gusto esponenziale, no? Di quello che c'è all'interno, lo trovi nella crosta. E quindi alla fine la usiamo per fare quest'acqua, che voi non avete modo magari di sentire da casa il profumo, ma bastato mettere due mestoli, comunque sembra già... Io lo sento. Ugo, tu lo senti?
Quindi, quindi questo cosa serve anche? Serve anche a dare più importanza alla semplicità della materia prima, che in questo caso è il risotto, cioè nel senso, io lo muovo sempre, cerco di tirare più possibile fuori l'amido, ok, in modo tale che poi in fase di manteca io non abbia bisogno di aggiunta di eccessivi grassi, sì. No? Quindi lavorando sul movimento, il chicco sprigiona l'amido che è all'interno, e usando quest'acqua comunque che ha un profumo veramente forte di Piemontino, noi riusciamo ad avere già un prodotto che in fase di manteca praticamente, non dico che è pronto, ma quasi. Ecco, tu l'hai detta facile, che cosa vuol dire che perde l'amido? E... Perché il chicco presenta, all'interno del chicco c'è dell'amido, nel riso c'è, sì, l'amido di riso. Cioè, quello che lo fa uscire fuori è una buona qualità di riso innanzitutto e soprattutto il movimento. Il movimento fa sì che queste bollicine che si vengono a fermare in superficie, evaporando, si concentrano praticamente e lui rimane già cremoso già alla base. Quindi alla fine quello che dà la cremosità al risotto, poi è un risotto all'onda, se è la parte grassa. Se non si vogliono usare, visto che adesso ci sono tante anche intolleranze, allergie, queste cose qua, cerchiamo un attimino di... Certo. A volte si possono anche mantecare i risotti senza aggiunta di grassi, solo con l'amido di riso. Addirittura. Con l'aggiunta di amido di riso, sì. Quindi ormai c'è un mondo anche dietro... Anche per chi ci tira la linea, no? Sì, esattamente, perché comunque... Ma tanto comunque la cucina piemontese va da... Cioè, qua abbiamo trigliceridi di colesterolo, va bene, però cioè, è roba buona, roba di sostanza, quindi poi, cioè, come tutto con buon senso, però esattamente non sono certo la nostra cucina è una cucina ricca, comunque non può mancare la parte grassa, non può mancare comunque una base di burro, proprio perché abbiamo noi nella cultura piemontese, no, penso che abbiamo penso che siamo forse uno dei più grossi produttori italiani, no? A livello di numeri diversi di formaggi prodotti in Piemonte. Adesso non voglio dire cavolate. Sì, sentiamo, Franco credo che non abbia problemi a rispondere. È vero, siamo all'avanguardia qui nel nord Italia come formaggi classici, mentre il meridione sono formaggi a pasta filata. Sì, sì. Ecco, voi avete... Comunque il burro e il grasso del latte... Oramai è emerso chiaramente che non fa male, ma proprio a livello statistico. E in Europa chi è il popolo che muore meno per infarti? Sono gli olandesi, che sono quelli che di gran lunga mangiano più burro e prodotti del latte. Io mangio tonnellate di formaggi e il colesterolo ce l'ho basso. Okay. Ho la pancia, però il colesterolo è basso. Ugo, la ricetta intanto come sta andando? Cioè, tu stai muovendo per togliere l'amido come ci ha spiegato? Sì, va tutto bene. Allora, hai bruciato tutto. No, no, non ti distrarre, guarda. Intanto... Senti, ma urlando forte così lo sentiamo mentre continui a mescolare. Intanto il nostro chef, vediamo che cos'è, mano a mano che si consuma naturalmente. Sì, io cerco di tenerlo più asciutto possibile prima portarlo... Allora... Ci sono teorie di pensiero, ognuno è libero di fare il risotto come meglio crede, meglio vuole, però noi ad esempio diamo di solito 14 minuti più la manteca, sì, di cottura da quando sfumiamo, quindi è un riso che rimane bello al dente, sì, cioè non è un riso che risulta scotto, ma perché è una cosa che piace a me, se uno vuole dare uno o due minuti in più di cottura non ci sono problemi, l'importante, certo, è fare in modo che questo liquido che mettiamo all'interno, qualunque esso sia, si asciughi quasi per la totalità prima di portarlo in manteca. Diciamo che dai 6-5 minuti in giù si cerca di non aggiungere più, in modo che si consumi piano piano e che rimanga così. Ugo, tu dicevo che tu fai anche il fotografo, ma che cosa fotografi dei piatti? Cose buone da mangiare? Sì, piante. Piante non da mangiare. Scusami? Piante da mangiare? No, anche, diciamo, il problema è che noi spesso siamo molto più empatici con le persone, con gli animali, più ci allontaniamo da quello che è il mondo conosciuto, più riusciamo ad avere meno empatia. E questo ci porta anche a non proteggere le piante, perché noi siamo ciechi alle piante. Se tu vai in un bosco e avessi l'idea di essere circondato da animali, ti sentiresti oppresso.
ma le piante neanche te ne accorgi, dici sono solo. Questa è la ragione per cui noi non guardiamo le piante e non le proteggiamo. 2020 avrebbe dovuto essere l'anno della salute delle piante dall'ONU, e chiaramente l'anno è andato un po' come è andato, però non dimentichiamo l'importanza appunto di proteggere l'ambiente, anche perché l'ambiente poi è ciò che ci permette di avere l'alimentazione, noi potremmo estinguerci come le piante ci sopravviverebbero. Ecco, beh, speriamo di no, speriamo di andare avanti tutti così. E dove le vediamo le tue foto con le piante? Io so che fai anche delle cose molto artistiche, però dove le possiamo vedere? www.ugogarassi.net. Andatela a vedere, che se siete curiosi, andatela a vedere queste foto indubbiamente intriganti di delle piante fatte vivere in qualche modo e che diventano protagoniste del racconto. Ma visto che parliamo di... Scusa? Certosamente dico che sono nudi di pianta. Nudi di pianta, quindi così, andate a vedere, sarete curiosi. Ma visto che parliamo di piante, parliamo anche di alimentazione per quello che riguarda il bestiame, che poi diventa latte e poi diventa formaggio. E Alberto, quindi qual è l'attenzione, l'abbiamo già sentito dalle parole di Franco in qualche modo, qual è l'attenzione per l'alimentazione degli animali? Beh, diciamo che parlando di latte... Ogni agricoltore ha un po' la sua ricetta particolare che noi poi condividiamo con lui. La cosa che ci terrei a sottolineare è l'estrema attenzione che noi facciamo, soprattutto come diceva mio padre prima, sull'igiene, quindi sulla carica batterica, sulle cellule somatiche e soprattutto sull'assenza di antibiotico, nel senso che facciamo dei controlli molto più approfonditi che la legge ci richiederebbe, sia dal punto di vista dell'igiene che dell'uso di antibiotici agli animali. Ma davvero questo ci dà la possibilità di ottenere un prodotto eccezionale, controllato. Ma davvero, addirittura dall'alimentazione, ad esempio gli antibiotici dell'animale, arriverebbe poi fino al formaggio anche dopo tutta quella stagionatura? Cioè si riscontrerebbe? E beh, certo, perché comunque io credo che il 70-80% di riuscita di un prodotto viene dalla materia prima, quindi la materia prima viene dall'alimentazione, viene dal territorio, quindi il nostro prodotto è molto caratterizzato dal territorio, essendo latte che arriva solo da questo fazzoletto di terra, certo, che è provincia di Cuneo, come ci hai spiegato, Torino, quindi fondamentale. Beh, molto affascinante. Intanto qui come siamo messi con il risotto? Lo stiamo portando praticamente a cottura, ho aggiunto ancora leggermente un po' di acqua di Piemontino e allora, diciamo che già se vedete già quasi se si può notare, nel senso, a parte il profumo, sì, sì, ma si può quasi notare che questa parte qua che sembra molto amidosa in realtà è semplicemente l'amido del riso, sì, che sono riuscito a ricavare. Quello che dicevi che è uscita, sì, esattamente. E visto che ci siamo, mentre Ugo continua a mescolare, mi raccomando con attenzione, fa uscire l'amido, mi hanno spiegato che è così, mentre lo fa anche Massimiliano, parliamo anche dell'abbinamento, anche se in questo caso il termine è un po' più complesso, però abbiamo detto che oggi la proposta anche relativa al mondo del vino è un po' diversa rispetto al consueto. E Loris Massucco, associazione Wine Experience, Massucco appunto anche l'azienda di vino, oggi ci parla di Vermont. Beh, sì. Ci dici innanzitutto qual è la tua azienda, insomma, dove nasce, dove siete? L'azienda è Castagnito, siamo nel Roero, quindi produciamo dei nostri vigneti da quattro generazioni, i prodotti tipici DOC e DOCG del nostro territorio, che sono Barbera d'Alba, Nebbiolo d'Alba, la DOCG Roero Ornais e Roero Rosso Nebbiolo. Naturalmente, utilizzando il nostro vino, abbiamo pensato al vermouth e quindi utilizziamo una base Roero Ornais DOCG e poi con le spezie, l'Artemisia Maggiore, che è la spezia principale, viene messa in fusione con altre spezie per 40 giorni, poi viene filtrato e imbottigliato.
Ecco, intanto ce ne verso un po', insomma, siamo qui a parlare. Noi abbiamo provato un abbinamento, poi chiederemo allo chef perché è lui che decide, però so che si sono parlati, l'idea piaceva, perché ricordiamo che stiamo comunque facendo un risotto al piemontino con limone bruciato e cardamomo nero, quindi sicuramente c'è una base di spezie, una base con un, insomma, con un sapore abbastanza interessante. Sì, ecco, è un vermouth, è la parola in tedesco di Artemisia, e Carpano Torino ha iniziato fine 1700 appunto questa sperimentare come bevevano il vino i greci e romani, ed è arrivato a questo risultato. Ricordiamo che era un farmacista. Farmacista, e in casa Savoia è piaciuto molto, e quindi ha lanciato molto questa cosa, che è stata ripresa negli ultimi anni, e soprattutto viene usata anche a parte liscia, ghiaccio come aperitivo, anche come cocktail, quindi certo. come parte beh, di... Beh, adesso ogni tanto conviene ricordarlo, perché insomma Franco so che ci tiene a parlare del Piemonte e lo fa più volte, e forse Franco sicuramente credo che sia d'accordo con me nel ricordare che il vermouth, che poi assume nomi anche commerciali differenti, ma il vermouth è la base di alcuni dei cocktail più famosi al mondo, certo. E spesso non si ricorda che in realtà è il vermouth la base, cioè un prodotto inventato in Piemonte, come dicevi tu, alla fine del Settecento. Tra l'altro un IGP dal 2017, ed è questo vermouth di Torino, perché il vino è prodotto in Piemonte, quindi prende il nome Torino, sì. Ed è superiore perché supera i 16 gradi d'alcol, quindi c'è un disciplinare, e seguendolo si ha un prodotto tipico veramente di Torino. Ecco, quindi insomma, quando si parla di cocktail famosissimi, ad esempio il Martini Cocktail, ad esempio, certo. Che è famoso, la base è il vermouth, certo. E il vermouth è stato inventato in Piemonte, a Torino, alla fine del Settecento, da questo signore che faceva il farmacista, che aveva del vino piemontese, perché allora di certo, certo. Non arrivava, poi dopo ha unito magari altri vini per aumentare... Poi è iniziato con i vini bianchi, rossi... Si faceva arrivare le erbe dalla montagna, a Torino certo. Se le faceva arrivare dalla montagna, ha provato a metterle in infusione, infatti era considerato un tonico, no? Qualche cosa. Intanto però c'è la ricetta che qui incombe. Sì, io ho iniziato la fase di manteca, quindi Ugo, la fase di manteca, ho aggiunto una nocettina di burro, un pelino di piemontino della sua cagliata. Che stagionatura hai scelto? Abbiamo la usato media quello più stagionato, il più stagionato, sì, esattamente. E okay. Poi abbiamo aggiunto anche una punta della parte di affioramento dopo averlo lasciato riposare, quindi del grasso d'affioramento, e faccio semplicemente, lo porto praticamente all'onda, ma in realtà se uno lo vede è già praticamente arrivato, perché non ha bisogno di un'aggiunta eccessiva di grassi. Male che vada, se tira, gli aggiungiamo ancora un goccino di acqua. Tira cosa vuol dire? Tira vuol dire che si asciuga leggermente, lo allunghiamo leggermente con un pelino di acqua, appunto, di piemontino. Sì. Gli ho aggiunto all'interno un cucchiaino di questa pasta di limone, di cui adesso abbiamo assaggio parlato e si va a gusto. Nel senso... Si va a gusto. Ugo, come sta andando? Adesso un po' nel dramma. Adesso è nella fase culminante. Non disturbate lo chef. Non disturbate i due chef. E mi sa che parleremo noi allora. No, diciamo che non avevo preparato il burro. Una noce. Ma vabbè, guarda, se l'hai mosso va bene uguale. Io me lo sono portato perché è una cosa che aggiungiamo, diciamo, in più. Ma si può mettere come non mettere. Non è un problema quello. Sì, ma questo abbinamento col vermouth cosa mi dici? Penso che sia una figata. credo che sia una figata, nel senso che comunque la riscoperta di quello che è il vermouth alla fine negli ultimi 7-8 anni, sì. No? Che più o meno c'è questa riscoperta. Anche noi cerchiamo di proporre l'aperitivo, ad esempio, con magari fai un buon altalanga con l'aggiunta di un vermouth, che può essere vermouth scuro, certo. Vermouth bianco, ma comunque secondo me è un ottimo prodotto, anche perché è veramente del nostro territorio, quindi bisogna anche dare importanza. Ci riappropriamo, no? Un po' di un prodotto che veramente esatto. È nato qui, ma che ogni tanto
ci si dimentica, quindi noi continuiamo a dirlo, continuiamo a dirlo. E nel frattempo prendo il piatto. Sì, 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 e c'è questo richiamo di spezie. Certo, e si utilizza anche e soprattutto in molti cocktail famosi, certo. Manhattan, Negroni, vuol dire, ci sono Torino Milano, ecco questi... Il mito, no? Si mito, sì, no? Sì. E quindi viene riproposto ed è una novità che anche noi abbiamo pensato di proporre con un vino del territorio, quindi ecco. Royal Arneis. Ecco, interessante perché... viene sicuramente bevuto come cocktail, ma ormai viene bevuto anche molto da solo. E viene bevuto, lo diciamo anche come suggerimento per chi c'è a casa, sia come aperitivo e sia come digestivo. Certo, con del ghiaccio come aperitivo, oppure una bella coppa anche tipo moscato, come digestivo, temperatura ambiente. Una coppa tipo moscato? Sì, magari sì, toccato da zucchero e con una fetta di arancio. Non è male. Bello, bello, interessante. E ti chiedo anche la differenza tra appunto il vermouth, che può essere rosso, può essere chiaro. Beh, dipende dalla base vino utilizzata, quindi possiamo utilizzare un vino rosso, e quindi un vermouth rosso, bianco come in questo caso. Poi dipende moltissimo dalle spezie che sono all'interno, quindi lasciato naturalmente a macerare per 40 giorni, il colore cambia in funzione la tonalità prende dalle spezie in cui è contenuta l'infuso, quindi in questo caso è molto scuro, ma ha una base bianca, quindi è un bianco, ma utilizzando delle parti più scure prende il colore, quindi risulta un po' più scuro. Quindi il tuo vino però parte da un vino bianco. Bianco, perché sì, parte, vino bianco, dall'Arneis. Parte dall'Arneis, tu sei un Roero, sì, insomma, sì. Quindi è il tuo. E ecco, intanto cosa hai fatto? Ho aggiunto semplicemente, dopo la fase di manteca, sulla superficie del nostro risotto, la polvere di limone bruciato. Guarda come sta facendo Ugo, lo vedi Massimiliano? Sì. Ugo, riesci a girarti un po' verso di noi, così ti facciamo poi i complimenti, vediamo? Praticamente abbiamo semplicemente messo le due polveri, quella di limone bruciato e quella di cardamomo, sì, nero, sulla superficie. Quindi quando uno prende e mangia col cucchiaio, perché in questo caso va mangiato col cucchiaio, si prende sempre tutte, c'è la parte aromatica che si mischia insieme alla parte del limone, alla parte della sapidità e della forza del gusto del piemontino. Io penso che sia un piatto molto semplice, ma in realtà rappresenta tanto un po' quello che è cioè la mia filosofia un po' di cucina. Allora, adesso credo che sia perfettamente, possiamo magari togliere soltanto qualche cosa, certo, per farlo vedere per la schermata finale. E io mi prendo il mio vermouth, devo dire, e per farci il nostro brindisi finale. Quindi, diciamo che Vincenzo, va bene così la nostra prospettiva per vedere il piatto finale, perché vale la pena davvero di ammirarlo e possibilmente anche di assaggiarlo per chi lo fa. Ugo, eccolo, facci vedere bene bene. Riesci a girarlo senza rovesciarlo sul computer? Non sarebbe bello? Eccolo qua, chef, a te il compito della pagella finale per Ugo Galassi. Andate a vedere sul suo sito, ci sono le sue foto, come cuoco, allora, come se la cava. Diciamo che se l'è cavata bene, dai, sono abbastanza contento dell'operato, era partito benissimo, diciamo che l'avrei lasciato migliorare? No, l'avrei lasciato leggermente più umido, quindi l'avrei aggiunto leggermente più liquido, un po' più all'onda, ma quella è una cosa che viene ti posso dare del tu? Sì no, vi dovete dare del tu. Ugo, no, ti stiamo anche decapitando dall'inquadratura. Viene sai come, mettiti giù Ugo, viene facendone tanti, ormai noi abbiamo, sappiamo quando dobbiamo aggiungere, quando dobbiamo togliere. A casa anche mia moglie lo fa così, perché di solito c'è la tendenza a farlo più pilaf che non all'onda, però allora, devo fare i complimenti. Massimiliano, andiamo tutti a casa di Ugo, va appena bene, si può, insieme bene, a Loris, perfetto, insieme ai signori Biraghi, veniamo tutti a casa tua, tanto tu il piemontino lo portate voi, però il piemontino almeno, certo, insomma, loro portano il formaggio, Loris porta il vino, io vengo a mangiare e ne fai tanti e poi ti verrà così, però insomma, ottima strada, bravissima, andatela a seguire sulle sue foto. Ringraziamenti di nuovo, grazie ancora, grazie a Franco Biraghi, grazie, per i suoi racconti di tradizione e per quello che sta facendo per il Piemonte, e presidente di Valgrana SPA, grazie ad Alberto Biraghi, amministratore delegato di Valgrana SPA.
Loris Massucco, grazie. Ah, ci ha portato anche i bicchieri, perché ci ha portato i bicchieri giustamente da Vermut, quindi grazie doppio. Grazie. E saluto Valentina Di Rindin, che è il nostro ufficio stampa. Oggi tocca a lei il nostro saluto, il nostro ringraziamento. Ogni giorno qualcuno dello staff diverso. Grazie Valentina per quello che fai per noi. E infine, grazie Ugo, in bocca al lupo per tutto. Aspettaci perché stiamo arrivando. E infine, grazie davvero a Massimiliano Russo per la simpatia, la piacevolezza grazie e per averci raccontato tante cose nuove e anche nuovi modi di fare. Piacere, il risotto. A voi tutti, buone feste. Grazie.